David, vieni, voglio farti sentire una cosa. Devi leggerti questo. Che cos'è? È il Melody Maker. C'è un articolo su Sid. Maledizione, tieni, leggi. Per più di 10 minuti ha suonato un assolo assurdo fatto di accordi sbrindellati. I capelli ispidi gli coprivano la faccia cadendo sulla chitarra e lui alzava lo sguardo solo raramente. Cambiava tempo quasi ogni minuto e gli accordi che suonava avevano poco senso. Le dita della mano sinistra si muovevano sulla tastiera come se fossero estranee alla cosa. Formava accordi, li riformava e a volte sembravano quasi giusti e poi andavano ancora fuori tonalità. Poi Sid si è grattato ancora il naso sospirando lievemente. Era come vedere qualcuno mettere insieme ricordi di un durissimo shock. Non so quanti si ricordassero ancora di Sid Barrett, ma lui non demordeva. Anche se faceva andare fuori tempo gli altri, Sid continuava a suonare. Quando l'orologio ha battuto le prime ore del mattino, Sid si è ritirato nel camerino per cercare di trovare uno di quei suoi giri di chitarra. Ha confuso gli accordi. Non c'era struttura nella musica, ma se ti sforzavi riuscivi a intuirne vagamente una. Potevi vedere piante rampicanti nel cielo. L'ampio pavimento in calcestruzzo alla fine era coperto di rifiuti. Non c'erano più le persone, ma i loro resti. Bicchierini di carta che erano stati riempiti di succo d'arancia, limonata o caffè. E qualche nocciolina e focaccia schiacciata. Riviste underground. E Sid continuava a suonare. Chi ascolterà ancora testa matta? Cristo santo. Che cosa mi dovevi far sentire? Ah, sì, vieni. Alan, mi rimandi il brano? In arrivo. Il 24 marzo 1973 esce sul mercato The Dark Side of the Moon. Sale in classifica fino al numero 1. Resta in classifica per 724 settimane, poco meno di 15 anni. Ne esce il 23 aprile del 1988. Per più di un osservatore resta uno dei dischi fondamentali della musica del Novecento. Per i Pink Floyd è la conferma che il loro modo di procedere, con passi da gigante nella spinta tecnologica di supporto alla propria musica, è il modo giusto. Dal vivo sono la band con il più grande allestimento tecnico in assoluto. Nel 1969 sono 5 tonnellate, nel 1972 sono 9 e nel 1973 diventano 11. Sono l'unico gruppo che gira gli Stati Uniti con materiale proprio e che non usa noleggi di alcun genere. Da un po' di tempo, nella loro complessa scenografia, sono spuntate 4 enormi torri di supporto alle luci. Sono state costruite per la sostituzione dei lampioni e hanno dei particolari agganci in grado di portare molte lampade. Al centro della scenografia, da qualche tempo è tornato anche il grande cerchio di luce dietro la batteria di Mason. Nel tempo, questo occhio, questa luna, ognuno ha una interpretazione diversa, si trasformerà in vari modi. Avrà una serie di luci accessorie tutto intorno, oppure verrà usato come schermo per la proiezione di filmati prodotti esclusivamente per il loro show dal vivo. Uno show che più di una volta, si vedrà più tardi, causerà diversi incidenti.
Nella casa di Sid Barrett, intanto, è tutto un via vai di curiosi. Gente che vuole sapere che fine ha fatto, verificare se sono vere tutte le storie che si sentono in giro. Amici, spacciatori, ragazze. Negli ultimi tempi si sono succeduti diversi omaggi alla sua figura. David Bowie ha dichiarato che per lui i Pink Floyd sono finiti da quando non c'è più Sid Barrett, e molti altri con lui. Inoltre, le vendite stratosferiche di Dark Side of the Moon hanno richiamato in classifica le vecchie cose della band, in particolare una raccolta intitolata Relics e il nuovo An I Spare, uscito per la Columbia, che comprende i primi due album del gruppo. L'assegno delle royalties per Sid è corposo. Così lui prende di nuovo casa a Londra, poiché non sopporta più i curiosi. Immagina che nella grande città possa essere protetto dall'anonimato. Si rinchiude in un appartamento a Chelsea ed esce solo per andare a visitare il suo editore. Quelli della EMI non vedono l'ora di poterlo rimettere in studio e chiedono in continuazione nuovo materiale. Sid promette, ma non mantiene. Dall'altra parte della città, i giornali intervistano Roger Waters e gli chiedono come ci si sente ad avere successo. Sì, ci si sente benissimo per un mese o giù di lì, e poi cominci a capire che non fa differenza rispetto a come ti senti, a come vedi le cose. Non serve. Non porta dei cambiamenti. Se eri una persona felice prima, lo sarai anche dopo, e se prima non lo eri, non lo diventerai dopo. E il successo non fa la minima differenza nel tuo sentire. Ma anche se lo capisci, ci vuole del gran tempo per assimilarlo davvero. Il disco ha avuto un impatto devastante sulla vita dei Pink Floyd. Di colpo hanno tutto: barche, automobili, case, qualunque desiderio può essere esaudito. La spinta creativa muore. Non solo. Hanno ricevuto $1 milione di anticipo per un contratto ancora inesistente con la Columbia, che li ha soffiati alla Capitol. Rick Wright è a Cambridge nella sua nuova tenuta nel verde. David è sempre in sala a suonare o a produrre nuovi gruppi con Nick Mason. E Roger Waters affronta la crisi del suo matrimonio, che si concluderà con un divorzio piuttosto duro. Subito dopo affrontano una tournée in Francia, un pubblico considerato neutro, dove cominciano a provare qualche nuova composizione per il prossimo album. E ancora una volta il tema continua a girare intorno alla follia. Continua a girare intorno alla figura di Roger Sid Barrett. Anche Sid, dal canto suo, risponde ancora a qualche intervista. Sto lavorando su un nuovo album, ho già 4 pezzi pronti. Dovrebbe uscire a settembre 74. Non ci sono musicisti fissi, solo qualcuno che passa e mi dà una mano. Così posso avere la massima libertà creativa. Mi sento come se avessi un bel po' di materiale. Il meglio deve ancora essere fatto. Ecco perché non c'è molto da dire. Voglio solo arrivare in fondo, finire l'album. Molti fan di Barrett aspetteranno inutilmente questo fantomatico quarto album, che non uscirà mai. Nel 1988 la Capitol farà uscire Opel, recuperando tutto il possibile tra le registrazioni di Sid di quest'ultimo periodo, tra cui questo brano che sarebbe andato altrimenti perduto. On a distant shore, miles from land, stands the ebony totem in ebony sand, a dream in a mist of grey. On a far distant shore, the pebble that stood alone, driftwood lies half buried, warm shallow water sweeps shells, so the cockles shine. A bare winding carcass stalk shimmers as flies scoop up meat. An empty way dry tears. Crisp flax squeaks, tall reeds make a circle of grey in a summer way. Around man, stood on ground.
Bye.